Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata, come periodo di vacanza praticamente, facciamo come al solito ogni anno di fare un game time unico, però sugli arcade. Quest'anno volevo fare una cosa un po' diversa. Prima di partire con proprio l'arcade stesso, andremo anche a esplorarlo. In che senso? Nel senso che andremo a prendere ogni singolo file, ogni singolo software in singola riga e andremo un secondo a rivedere, a revisionare un secondo su come era composto una volta il videogioco. Innanzitutto quest'oggi partiremo con The Ocean Hunter, un videogioco che praticamente è uno sparatutto subacqueo. Infatti dovremo andare a sparare a diversi squali e altro, ma soprattutto dovremo uccidere i 7 boss che ci sono in questo videogioco. In tutto la durata del gioco varia da un'ora a un'ora e mezza. È un videogioco del 1998 della Sega, l'abbiamo già visto in passato nell'assemblaggio di questo arcade, ma quest'oggi saremo appunto nella parte di game. Questo videogioco non parte molto facilmente sul computer, infatti per farlo partire ci serviranno diversi software, ma soprattutto anche diversi tipi di codifiche, in quanto il videogioco funziona in CGA mode e non in VGA, HDMI o DVI. Quindi partiamo subito dopo la sigla. Allora, siamo all'interno della nostra cartella di Ocean Hunter. Come vedete, occupa 79 megabyte, quindi è un videogioco abbastanza leggero. E praticamente le EEPROMs che andremo a utilizzare noi saranno tutte queste qui, EPR, cioè praticamente tutte queste EEPROMs erano quelle che facevano funzionare The Ocean Hunter. Come vedete erano veramente tante. Ma voi vi chiederete, allora com'era la scheda? Sarà stata una cosa enorme? Per la verità non è stata una cosa enorme, anche perché come vedete tutte le schede che venivano utilizzate, che di solito 4 non venivano inserite, alla fine erano poche, ma soprattutto avevano riutilizzato tutto lo spazio per tentare di farci stare il tutto il meno possibile. Infatti, questo arcade è suddiviso in due piastre PCB. La prima, che è questa qui sopra, e poi ce n'è un'altra sotto che non si vede, che è praticamente la scheda principale, la scheda madre. Infatti, il videogioco in questione utilizzava una scheda madre. Adesso non mi ricordo di preciso di che marca era, ma praticamente aveva un suo BIOS, aveva una sua memoria RAM che era 128 MB. Aveva una scheda video, che era una scheda video CGA, che utilizzava mi pare 6 o 8 mega di CGA, ma soprattutto il videogioco era composto appunto da queste schede EEPROM, che erano state adattate al videogioco stesso. Se ne sono uscite diverse versioni di questo videogioco, sono uscite The Ocean Hunter Basic Version, Deluxe Version e poi c'era Extra Large Version, che praticamente erano tutte versioni veramente molto molto belle, uguali di base di videogioco ma più espansive, quindi erano praticamente diversi tipi di cabinati. Questo è un secondo riguardante il nostro sistema di cabinato, mentre nella memoria erano state fornite anche, oltre alle EEPROM classiche, anche la versione hard disk, più che hard disk e compact flash, attraverso una scheda di memoria esterna avevamo messo all'interno il gioco. Ora direi di stoppare così il video, anche perché per giocare a questo gioco, adesso vi mostro come si andrà a giocare, dovremo utilizzare in questo modo. Quindi dovremo andare a inserire Ocean Hunter in Super Model, che è un sistema di emulazione per questo tipo di giochi, fare esegui, il Super Model verrà avviato, quando verrà rilevato, attendiamo, ok. E poi verrà, partirà in automatico il videogioco. Come vedete, no driver board detect. E ora vi spiego anche come giocare con questo tipo di supporti, quindi con i supporti Super Model. Essendo che un gioco spara, con light gun e ovviamente con la tastiera non si può muovere, ci servirà, un joypad e la funzione è un mouse più che altro, perché adesso vi mostrerò come si attiva. Innanzitutto si inseriscono le monete con il tasto
10 del joypad, per farvi capire. Poi per giocare sarà semplicissimo, dovremo premere sul joypad il numero 9 e poi il nostro joypad è diventato inutile. Ora vi spiego velocemente anche su come si gioca con il muovere e tutto. Adesso saltiamo magari tutta questa cosa. Ok, adesso salto così vi mostro come si spara. Per sparare dovremo attivare la funzione, come vedete il nostro mouse è abilitato. Dovremo infatti premere Alt-I per muovere il mouse e quindi utilizzare il mouse per sparare ai vari squali, pesci e altre cose. Quindi questo era un secondo il videogioco. Domani partirà il gameplay completo. Per il resto al Computer Museum è tutto, grazie ancora e al prossimo episodio.